Buonasera amici di MNews ed eccoci arrivati alla prima puntata di Terzo Tempo dopo l'anteprima effettuata a dicembre con Mr. Ceppi. Proprio di Mr. Ceppi parleremo subito come prima notizia perché noi insomma abbiamo fatto in tempo a intervistarlo a Terzo Tempo perché purtroppo Mr. Ceppi da domenica non è più l'allenatore dell'Avis Borussia Policoro, è stato sollevato dall'incarico di allenatore da parte della società biancorosso-blu e insomma io una parola in più su Mr. Ceppi la vorrei spendere dato che essendo addetto stampa dell'Avis Borussia ho avuto modo di conoscere e di lavorare con una persona squisita, con una persona davvero seria e professionale. Sinceramente, a mio modo di vedere, non condivido appieno, diciamo, la decisione della società, che comunque sicuramente l'ha presa insomma, nell'interesse della squadra. Ricordiamo che Mr. Ceppi ha ottenuto l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Final Eight che si giocherà a marzo, è in piena corsa playoff, essendo la squadra adesso al quarto posto in classifica. Sicuramente la sconfitta contro la Futsal Bisceglie di martedì scorso avrà influito molto su questa decisione. Comunque poi nei prossimi giorni vedremo cosa ci dirà la società. Di sicuro nelle prossime ore sarà presentato il nuovo allenatore. Voci insistenti danno sempre più Leopoldo Capurso come allenatore, prossimo allenatore dell'Avis Borussia Policoro, il mister ex Caos, ex Bisceglie. Ecco, oggi abbiamo come ospiti con noi, visto che la squadra maschile ha riposato sabato scorso in quanto doveva giocare col Catanzaro già che si è ritirato dal girone B della Serie A2, quindi oggi parliamo del Borussia Policoro femminile in questa prima puntata di Terzo Tempo, in questa prima puntata della stagione 2016-2017 e Borussia Policoro che a differenza dell'anno scorso fa un campionato di tutt'altro livello, un campionato nazionale. Oggi abbiamo con noi il capitano di questa squadra, Giusy Scarcia, e abbiamo poi due nuove conoscenze della squadra policorese che sono Valentina Matone, portiere, e Ilaria Caruso, ex Episcopia, quindi ricorda benissimo anche lei questo campo. Ricordiamo proprio ad aprile dell'anno scorso la vittoria contro l'Episcopia qui e la promozione in Serie A. Vabbè, però Ilaria ha vinto la Coppa Italia, no? Sì, quindi 1-1. Persa contro Valentina. Quindi 1-1, almeno con lo Borussia, no? Quindi bene così. Ieri un po' meno bene perché il punteggio è andato, insomma, è stato abbastanza pesante, no? 11-1 contro sì. La squadra, forse la squadra più forte del campionato, la Real Sandoz, però parlando anche con l'uomo mister Antonio Cafarella, parlando con voi a fine gara, si è visto qualcosa di buono sicuramente, almeno nella reazione, dopo un inizio un po' così, abbastanza timorose, subito presi due gol nei primi due minuti, dopo c'è stata la reazione della squadra, c'è stato poi a fine primo tempo, a due minuti dalla fine, il bel gol di Ilaria con la tua ripartenza e la palla in profondità e... Sì. Insomma, comunque una buona reazione, anche se poi il punteggio è stato forse anche troppo pesante per quello che si è visto, no? Sì, il punteggio è stato abbastanza ampio, diciamo, però io ho visto dei miglioramenti anche a livello fisico, cioè nel senso che veniamo comunque da una pausa lunga, anche perché domenica scorsa poi abbiamo riposato perché il Catanzaro si è ritirato e quindi abbiamo avuto tempo per lavorare almeno sulla parte atletica, anche tattica, perché comunque il mister è un, diciamo, quasi un mese che... Ricordiamolo, il nuovo mister Antonio Cafarella, ex Real Stigliano. Sì.
purtroppo, cioè, alla fine stavi giocando con la prima in classifica. Anzi, sinceramente, guardando anche gli altri risultati che abbiamo fatto, penso che abbiamo andato anche bene perdere solo forse 11-1. Sì, in effetti si vedeva un po' rispetto alle altre squadre. Peccato per i primi 10 minuti di partita, 5-10 minuti di partita, perché siamo state molto distratte anche su alcune, come si dice, alcune parti, alcune situazioni, sì, diciamo, situazioni di difesa, di difesa difensive. Difensive, anche perché comunque ritorni a giocare, ripeto, dopo quasi un mese, con la prima in classifica, comunque con ragazze nuove anche. Una squadra un po' che potrebbe già fare la Serie A, quella. Sì, ha occhi chiusi, secondo me, cioè, comunque c'ha molte giocatrici di spessore, quindi, cioè, non abbiamo giocato male, secondo me, anche non guardando il risultato. Ecco, tu hai parlato della parte atletica, no? E proprio nella conferenza stampa di sabato, di presentazione del nuovo mister della vostra squadra e delle nuove arrivate, no? Sì. Le portoghesi Nunes Raquel Oliveira e Bruna Oliveira. E, insomma, Antonio Cafarella ha parlato molto della parte atletica, sì, dove si è dovuto lavorare un po' di più. Sì, un bel po', diciamo, perché eravamo proprio calate fisicamente, perché comunque sei meglio di me, ci sono stati molti cambi di cambiamenti. Diciamo. E quindi ci siamo allenati soprattutto sulla parte atletica, perché ecco, avevamo bisogno di lavorare su quello soprattutto. E, appunto per questo, tra l'altro, mi diceva anche il mister che tolte quelle 3-4 squadre di vertice, sì, alla fine sulle altre squadre non c'è molta differenza. Lui sosteneva sabato, nella chiacchierata che ci siamo fatti prima della conferenza stampa, sostiene che la classifica è abbastanza bugiarda, sì, per sì, quello che ha visto, diciamo, nella rosa a disposizione. Sì, perché anche quando abbiamo affrontato squadre più facili, diciamo, alla nostra portata, cioè, non che noi non siamo a livello di affrontare questo campionato, però ci è mancata proprio la reazione, diciamo, fisica, mentale, perché comunque quando vai a calare dalla parte fisica viene a mancare anche la concentrazione nel secondo, cioè spesso noi abbiamo perso partite nel secondo tempo, per dire, a Cosenza stiamo vincendo 3-1, sì, poi abbiamo perso 8-4, perché c'è stato un calo fisico. Ovviamente quando cali fisicamente poi cali anche a livello di concentrazione, quindi ecco, abbiamo perso un po' di punti soprattutto per quello, perché tecnicamente è inutile dirlo che comunque prese una per una, cioè tutte sappiamo stoppare il pallone, sappiamo giocare, sappiamo, ci mancava un po', diciamo, questa parte fisica che già ieri, cioè già domenica ho visto i risultati, diciamo. Ecco, prima di ascoltare le nuove arrivate, vediamo quali sono stati i risultati di questa seconda giornata del girone di ritorno, del girone C della Serie A. E oltre alla sconfitta interna vostra per 11-1 contro la Real Sandoz, c'è stata la vittoria della Futsal Bisceglie 2-0 sulla Vittoria Sporting, poi 4-2 del Donastel Fasano sul campo del Cuscosenza, 6-2 della New Team Noci contro la Vigor San Catalo, e 1-1 tra Vittoria e Royal Team Lamezia, per questa classifica che vede in testa la Real Sandoz con 33 punti, poi a 28 la Royal Team Lamezia, a 24 la Futsal Bisceglie, a 23 Donastel Fasano, a 20 la New Team Noci, poi Martina e Vittoria 19 punti, Vittoria Sporting 18, Molfette 10, Vigor San Cataldo 7 e poi Corrado Borussia Policoli e Cuscosenza con 3 punti. La prossima giornata, domenica prossima, vi vedrà nello scontro diretto, diciamo, sul campo della Vigor San Cataldo, poi Royal Team Lamezia Cosenza, Real Sandoz Molfetta, Donastel Fasano, New Team Noci e Martina Vittoria. La prossima gara è proprio uno scontro diretto contro la Vigor San Cataldo, che ha 7 punti in classifica, 4 punti su di voi. All'andata c'è stata la vittoria 5-4. No,
3-2. 3-2 agli ultimi secondi. Il mister ha già detto che sarà una partita decisiva per evitare, diciamo, cercare di evitare i play-out, perché ricordiamolo, tra l'altro, nella classifica, essendosi ritirato il Catanzaro, ci saranno i play-out tra le ultime due, quindi facendo il terz'ultimo posto eviti di fare i play-out, e questo vorrebbe evitare, si vorrebbe evitare, no? E quindi una partita decisiva, ecco, a Valentina, che è il portiere il nuovo portiere della squadra ex Lions Potenza, voglio chiedere se magari caricare troppo di responsabilità questa partita potrebbe essere controproducente magari per voi, o già ne avete già parlato nello spogliatoio. Sì, sicuramente questa è una partita molto importante e noi lo sapevamo già da un po', visto che comunque i risultati non sono stati tutti positivi. Sappiamo anche che abbiamo bisogno di questi 3 punti. E diciamo che sulla responsabilità non penso che questo possa pesare, perché non, diciamo, con la testa ci siete, con la testa. A noi è un po' tutto il contrario, quando una partita ci la senti, esatto, che è importante, ci sprona a fare sempre più, okay. Funziona al contrario. Quindi, diciamo, non soffrite questa, è il contrario. Anzi, forse proprio perché magari altre partite le abbiamo prese forse con un po' più di superficialità, magari dobbiamo anche perso. Per esempio, ieri, al di là della forza dell'altra squadra, che indubbiamente c'era, però ho visto all'inizio una squadra molto timorosa, cioè magari invece di affrontarla tranquillamente, perché sapevate che di fronte avevate una squadra dove nessuno pretendeva i 3 punti o un punto, quello che era, no? Però siete comunque entrate molto timorose, secondo me, al di là della forza della squadra. Però all'inizio vi ho visto abbastanza, tant'è che il capitano ha buttato 2 euro là su. Si è sentito in tutto il paese. Io credo che questo sia comunque a causa dello stop abbastanza lungo che abbiamo avuto. Poi, come ha già detto anche Giussi, ci sono stati tutti questi cambi sia all'interno della rosa che della parte dirigenziale, che hanno scombussolato un po'. Hanno scombussolato un po' tutto, quindi diciamo ci siamo ritrovate come se fosse la prima di campionato. Prima di campionato, messe lì in campo per prima volta. Penso sia quasi giustificato, diciamo, siano giustificati questi 10 minuti un po' allo sbando, diciamo. Però penso che abbiamo dimostrato anche poi successivamente di quello che siamo capaci, sia con il gol di Larian, sì, che proprio a livello tecnico, perché penso che abbiamo giocato abbastanza bene rispetto a prima. Ilaria, gli chiediamo proprio di questo gol che oggi ho rivisto, è davvero di notevole fattura, perché è stato bello, insomma, la ripartenza un po', sì. La ripartenza, una palla con i giri giusti, e poi tu hai scavalcato il portiere quasi con un pallonetto, diciamo. Se non segnava la uccidevo. Sì. Secondo me non era facilissimo, però non era molto facile, no. Secondo me. E a te voglio chiedere, al di là della battuta prima, dell'episcopia, della rivalità che c'era l'anno scorso, ma perché l'episcopia era seconda, quindi ed è giusto questa rivalità. No, poi, che rivalità, che dici? No. Poi ci avete battuto in Coppa Italia, quindi proprio qui a Policoro, ricordo, sì, bene quella sera. E al di là di questo, che emozione hai provato a tornare qui da giocatrice del Policoro? Allora, niente, per me comunque giocare in questa Serie A è un'esperienza nuova, perché comunque non è la Serie C, incontri magari squadre nuove che sono, diciamo, più forti, e quindi comunque sfidare squadre del genere comunque per me aiuta a crescere, sì, quindi aiuta a crescere, sì, e aiuta a me soprattutto a crescere calcisticamente.
Poi non lo vuole dire, ma il gioco doveva venire da noi dal nostro club. Ah, sì. Ma due anni fa loro hanno vinto il campionato, se non ricordo. No. Ah, no, il Pisticci. Pisticci. Però avete fatto sempre un campionato di vertice in Serie C. Sì. Ricordo così vagamente. Allora, la squadra ha 3 punti in classifica, però ricordiamolo, erano 6. Poi il Catanzaro si è ritirato e sono diventati 3, erano 2 le vittorie, diciamo si era partiti abbastanza bene proprio con la vittoria sul Catanzaro, e poi alla terza giornata arrivò l'altra vittoria interna, quella contro il San Cataldo, le prime sconfitte abbastanza, la prima con la Real Sandos, diciamo. Avete giocato anche, avete mantenuto per un bel po', sì. Ricordo 2-0 mi sa, fino a... Primo tempo, finì 2-0, poi, però l'ho detto anche ieri, voglio aprire e chiudere una parentesi. A differenza dell'andata, ieri abbiamo giocato la partita, nel senso che nulla a togliere al mister Marchitelli perché gli voglio un bene esagerato. Però quella partita siamo arrivati a Barletta già pensando di difendere e basta. Quindi abbiamo giocato quasi tutta la partita, a parte i primi 2 minuti che ci siamo mangiati un gol sullo 0-0 sulla linea, si è fermata la palla di Letizia. Abbiamo giocato quasi tutta la partita nella nostra metà campo. Quindi diventa difficile anche per l'altra squadra poi segnare se una squadra si chiude... Tutta la partita, diciamo, nella propria metà campo. Poi c'è da dire che il Real Sandos ha fatto degli acquisti a dicembre abbastanza. Sì, si è rinforzata la squadra. Già era forte, si è rinforzata ancora di più. Punta la Serie A. E per me, ieri ci siamo giocati la partita, nel senso che comunque abbiamo attaccato anche noi. Cioè, non abbiamo fatto la partita a difendere, perché comunque si è finita solo 6-0 all'andata, perché. Diciamo, siamo stati tutta la partita lì a difendere, basta. Un assedio. No, Valentina è stata un po' protagonista. Sì. No, ma al di là di tutto, quello che volevo dire, nel girone di andata, la difficoltà, si diceva già nella presentazione di settembre, del salto di categoria, c'è tanta differenza tra la Serie C regionale, come ha detto anche Ilaria prima, tra la Serie C regionale e il campionato nazionale, comunque c'è differenza, è un campionato nuovo. Sì. A questo aggiungo che molte partite affrontate da voi sono state con tantissimi infortunati. Sì. Tu hai saltato un mese e mezzo. Un mese. 6 partite ho saltato io. Sono stati tanti gli infortuni, alcune partite addirittura ricordo di 4-5 contate. 4-5 infortunati, quindi infortunati, sì. questo diciamo è un ulteriore motivo di... diciamo di difficoltà che ci sono state per poter far punti e per poter fare buone partite, quindi sì. Diciamo è un alibi un po'... Sì, dai, perché alla fine... Ne parlavamo anche col mister sabato. Cioè. Sì, a differenza magari della Serie C che comunque... cioè non per sminuire assolutamente perché comunque... però hai bisogno di affrontare la partita con 10 persone, nel senso che... Se uno è stanco, Ilaria mi sa che essere proprio una di quelle che ha giocato quasi 60 sì, minuti. Sì. Invece Valentina è quella che si è messa più in mostra, diciamo, nelle prime partite. Almeno questo era, diciamo, il... No, sì, non sì, grazie anche a Cecio che l'allena. È modesto. Soprattutto grazie a lui, perché purtroppo dopo il suo infortunio a dicembre, giusto? Dicembre-novembre. Sì, novembre. Purtroppo a fine novembre, non ho avuto sì. la possibilità di allenarmi insieme a lui. E questo è stato un grande... cioè, è stato ed è un tabù quanto mi riguarda. Dai, che motore. Perché sì, infatti io spero... Ieri l'ha detto in tribuna, parlava meglio quando... Ma da già era un po' di tempo a questa parte me ne rendo conto anch'io. Perché, quindi io spero che andranno meglio le prossime partite e soprattutto di potermi allenare con lui, perché davvero... mi ci sono trovata molto. Quindi è un appello a Cecio. Sì, un appello. Cecio, torna. Facciamo un appello. Io direi di salutare una persona che ci manca, visto che è dovuta andare via per motivi lavorativi, credo.
è Desiree Albano. Mamma mia, Desi, per favore, torna. Siccome mi manca ripetere 10 volte. Sì, no, ma mi chiedeva sempre quando ricomincio terzo tempo. Non vedeva l'ora. Perché lei voleva venire, però la inviteremo appena si troverà qui. Magari quando iniziava la trasmissione suonava il telefono. La inviteremo da sola, così non dà fastidio a nessuno. Mi chiederemo cosa ha fatto a Firenze in questo. Bene, lasciamo il campionato di Serie A, diamo un po' i risultati perché non ha giocato la Vis Borussia Policoro, come abbiamo detto prima, per via del ritiro del Catanzaro, però si è giocato nel girone B della Serie A 2. Andiamo a vedere i risultati. Vittoria per 9-0 del Meta sul campo della Real Team Matera, poi Bloxham Cisternino batte Virtus Neucattaro 6-4, 5-3 del San Michele sul campo della Real Dem, Salinis Cristian Barletta 4-1, Futsal Bisceglie Fel Diaboli 8-5, poi la vittoria nel derby siciliano tra Catania e Augusta, la vittoria dell'Augusta esterna per 6-4. Questa è la classifica: Bloxham Cisternino 33, Augusta 30, Futsal Bisceglie 26, Avis Borussia Policoro 22, Fel Diaboli 21, Cristian Barletta e Meta 20, Salinis e Real Dem 19, Virtus Neucattaro 15, San Michele 13, Catania 7 e Real Team Matera 1 punto. Il prossimo turno qui al Pala Ercole, sabato 21 gennaio, Borussia contro la Fel Diaboli alle ore 17, poi Barletta Real Dem, Cisternino Matera, Meta Catania, San Michele Bisceglie e Neucattaro Salinis. Andiamo a vedere anche i risultati della Serie C regionale. Ricordiamo che in questa stagione avremo anche ospiti della Serie C, parleremo anche di questo campionato che diventa sempre più avvincente. Eccoli i risultati: Gagliardi Potenza vittorioso 5-4 sul campo di Valle del Noce, poi l'Orsaliana vittoriosa 6-2 sul campo della SD Sport, Guardia Perticara Deportivo Sanandra 9-3, Lucania Futsal Castronbianelli 7-1, 6-4 della Futura Matera sul campo della Virtus Lauria e poi 9-2 degli Amici del Borgo Matera sul campo del Miglionicum. Per questa classifica Aliano 27, Guardia 22, Matera 19, Lucania Futsal 17, Gagliardi Potenza 15, Virtus Lauria 13, Castronbianelli 10, Deportivo Sanandra 9, poi Amici del Borgo, Valle del Noce, Desse di Sport 7, Miglionicum 4 punti. Il prossimo turno Amici del Borgo Matera, Futura Matera, Castronbianelli, Miglionicum, Deportivo Sanandra, Valle del Noce, Desse di Sport, Guardia Perticara, Gagliardi Potenza, Virtus Lauria e Aliano Lucania Futsal. Ricordiamo, l'Aliano è allenato da Rocco Suriano, e quindi capolista, Rocco Suriano, dove gioca anche Boschigia, una vecchia conoscenza della Vis Borussia Policoro, ma anche altri ex come Fagnano, come Osvaldo Stigliano, come Cimarrusti. Ricordiamo anche qui la vittoria in Coppa Italia di Serie C di altri ex della Vis Borussia Policoro, su tutti il capitano Alfredo Grandinetti, ma anche Cesare Rispoli e Francesco Corbino, che ha fatto anche il preparatore atletico oltre al giocatore della Vis Borussia Policoro. Quindi Vis Borussia che è protagonista anche nel campionato di Serie C una volta che i giocatori vanno via. Chiudiamo con una domanda, non so chi di voi tre vuole rispondere, però visto che c'è stato questo esonero di Ceppi, non lo so se volete dire qualcosa sul vecchio mister dell'Avis Borussia Policoro, visto che voi comunque ogni sabato siete presenti. Tu hai saltato l'ultima partita. Sì. Però voi... anche tu. Però di solito siete presenti. Sì. A me dispiace tanto perché... una bravissima persona prima di tutto, fuori dal campo, cioè parlo lui come uomo per quello che ho conosciuto. Poi come mister nulla da dire perché... Vabbè, era un piacere vedere comunque lui in panchina e i ragazzi giocare a modo suo, che è davvero bravo come allenatore. Poi noi abbiamo avuto la fortuna di fare la preparazione, loro prima... e noi dopo di loro al Palo Olimpia quest'estate, e quindi arrivavamo prima al campo e vedevamo quello per poter vedere per vedere la preparazione loro, tutto l'allenamento, e quindi a me dispiace personalmente assai, infatti sono rimasta non sapevo niente un po' tutti sorpresi, anche perché noi come ragazze lui
cioè il consiglio sempre, quando lo beccavamo fuori ci chiedeva sempre come andavano le partite. E ogni tanto era anche presente. Sì, sì. Veniva spesso a vedere anche le partite nostre. Bene, a quanto pare arriverà un altro allenatore di categoria che è Leopoldo Capurso, anche lui allenato in Serie A, quindi almeno da quel punto di vista cioè, resta la squadra al timone di un altro grande allenatore, quindi va via un grande allenatore, ne dovrebbe arrivare un altro, adesso vedremo cosa succederà, questo è quello che dicono le voci, quindi aspetteremo, vedremo e ne parleremo poi nella prossima puntata di Terzo Tempo. Io voglio ringraziare il capitano Giussi Scarcia, voglio ringraziare Valentina Matone, Bomber Ilaria Caruso che non verrà mai più ringrazio voi per averci seguito in questa prima puntata di Terzo Tempo e arrivederci a martedì prossimo.